Salve, il nulla, da un punto di vista sintattico, cosa dovrebbe denotare? Questa è una domanda molto complessa a cui dare risposta, perché il nulla di fatto non denota niente. Esiste il significato del nulla, che però indica un contenuto inesistente che non è niente. Si parla ovviamente di nulla assoluto. Sottointeso. E quindi alle domande di chiarimento di Luigi Pavone, che chiede appunto se il nulla sintatticamente abbia il ruolo, la funzione di indicare una proprietà oppure degli individui, dei termini, beh, allora io direi che dovrebbe indicare una proprietà. Che però non potrebbe darsi, perché anche essere una proprietà da parte del nulla significherebbe renderlo come significato altro da quello che invece dovrebbe denotare. E chiaramente la sintattica non può essere separata qui dalla semantica in alcun modo. Il significato che il nulla avrebbe da un punto di vista semantico dipenderebbe dal modo in cui sarebbe trattato a livello sintattico. Tuttavia, faccio notare che questa sorta di complessità, di contraddizione del significato e quindi anche comunque del ruolo che il nulla dovrebbe avere, non è qualcosa che possa eludersi. Cioè, anche ammesso e non concesso fosse un problema irrisolvibile trattare il nulla assoluto in un qualsiasi discorso ontologico, metafisico, beh, questo non toglierebbe l'onere di doverlo utilizzare comunque a un livello sintattico per quanto riguarda il divenire. Infatti, se il divenire non implicasse l'annullamento di qualche determinazione e la produzione assoluta di qualcun'altra, non si darebbe alcun divenire. Laddove questo discorso si estende a tutti i positivi, a tutti gli essenti, quindi anche alle sintesi tra la presunta sostanza e le sue determinazioni, e anche della relazione tra le determinazioni stesse. Questi essenti, relazioni tra le determinazioni, relazioni tra la sostanza e le determinazioni, sarebbero essenti oscillanti per forza in senso nichilistico e assoluto tra l'essere e il nulla. Poi, voglio anche ribadire che se il nulla come termine può destare perplessità, si potrebbe anche usare il significato di non essere, perché è quello soprattutto che viene adottato. Dalla struttura originaria, l'essere ciò che è totalmente altro dal non essere, da quel significato. Chiaramente non c'è l'essere senza il significato non essere e viceversa. I due significati infatti fanno parte di un'opposizione originaria positivo-negativo. Che qualcosa debba smettere di essere nello smettere di esistere è qualcosa di incontrovertibile. E questo l'ho già spiegato per quanto riguarda l'apparire. Nel divenire non severiniano, l'apparire di una qualunque configurazione del mondo, di una qualunque relazione tra determinati essenti, sarebbe a sua volta un essente che però oscillerebbe tra l'essere e il non essere, perché oscillerebbe tra l'esistenza e l'inesistenza. Una qualunque relazione, che lo si ricordi, sarebbe comunque un essente. Nell'incominciare ad esistere e nello smettere di esistere, incomincerebbe ad essere e smetterebbe di essere, giacché l'essere dell'apparire coincide con l'apparire stesso. Quindi è impossibile che un apparire qualsiasi, lo si ricordi, inseparabile da ciò di cui sarebbe portatore,
possa smettere di esistere senza al contempo smettere di essere. Nell'istante in cui smettesse di esistere, in quel preciso istante, smetterebbe al contempo di essere. Se non smettesse mai di essere se stesso, dovrebbe continuare ad esistere, quindi dovrebbe esistere sempre. E dovrebbe, per non incominciare ad essere, esistere anche prima del suo apparire nella nostra esperienza. E l'unica struttura in grado di giustificare tutto ciò è l'apparire infinito prospettato da Severino, ovvero una dimensione della coscienza infinita dove tutti i momenti della realtà sono ed appaiono eternamente, appunto assieme a loro inseparabile apparire. Quindi il fatto che ogni configurazione poi appaia processualmente nella nostra esperienza non sarebbe l'incominciare ad essere ed esistere di quelle configurazioni e di loro apparire, ma solo appunto l'apparire in modo processuale nella nostra esperienza. Ho già spiegato con l'esempio della metafora dei fotogrammi, che la coscienza infinita è paragonabile a una pellicola di fotogrammi che appare tutta insieme, e nella nostra coscienza invece appare una parte alla volta. Ed è quello che determina la persuasione nichilista del divenire, del mutamento, del movimento. Ecco, allora, una volta richiamata questa metafora per indicare questa struttura, ricordo che l'apparire può essere giustificato non nichilisticamente solo in quel modo. Ecco, allora, l'apparire di qualsiasi cosa, smettendo di esistere, smetterebbe di essere se stesso, perché il suo essere coincide con il suo esistere. O come minimo non è in alcun modo separabile. Infatti un apparire che non apparisse e quindi non esistesse non potrebbe in alcun modo essere apparire. L'apparire, per essere apparire, deve esistere, deve apparire. Quindi è autoevidente che l'apparire in quanto essente oscillerebbe tra l'essere e non essere nel divenire non severiniano, quindi in qualunque prospettiva non severiniana del divenire. E tanto basta per inficiare qualunque prospettiva sia portatrice di questa oscillazione impossibile tra essere e non essere. Io potrei fermarmi qui, perché, come ho già detto, non serve dimostrare che in una certa prospettiva la maggior parte degli essenti oscilli tra l'essere e il non essere, o addirittura tutti gli essenti oscillino tra l'essere e il non essere. Basta mostrare che un essente oscilli tra l'essere e il non essere per confutare una prospettiva che sarebbe portatrice di una contraddizione insanabile, totalmente impossibile, totalmente autonegantesi, e che non potrebbe in alcun modo eludere. Quindi direi che è anche giusto, legittimo porre delle domande per chiarire da un punto di vista sintattico il ruolo del significato nulla. Però non bisogna poi perdere il focus da questioni che esulano anche da questo tipo di chiarimento. Perché lo si ribadisca, da un punto di vista semantico il nulla si intuisce cosa significa, e al di là del modo in cui può essere adottato, deve essere adottato. Se no, non si dovrebbe mai poter avere il non esistere più di qualche apparire. Se lo ricordo, se il termine nulla desta perplessità, si potrebbe usare l'espressione non essere. Non essere è l'opposto dell'essere. Cosa accadrebbe se trattassimo il nulla come una proprietà? Beh, ciò che non esiste più dovrebbe avere una proprietà, quella di non essere più. E
quella di essere nulla. Essere nulla significherebbe non essere più. E proprio per questo non potrebbe neanche essere una proprietà. Tuttavia, e qui e questa è la situazione paradossale, gli enti dove il termine ente va declinato in essente, quindi tutti i positivi, determinazioni, relazioni, qualunque aspetto della realtà, smettesse di essere, smettesse di esistere, smetterebbe di essere e quindi sarebbe equivalente a nulla. Tuttavia, nel divenire quel nulla, quel non essere di qualcosa, non sarebbe un nulla simplicidere, ed è qua un'altra situazione paradossale. Non sarebbe un nulla da sempre nulla, ma sarebbe un nulla di un essere stato qualcosa. Perché sarebbe di un essere stato qualcosa che si predicherebbe il non essere più in un certo momento. E non si capisce neanche come si potrebbe eludere. Adesso, al di là degli apparire, che già, di cui già si è parlato abbastanza, anche per i contenuti portatori dell'apparire, quindi gli enti che appaiono empiricamente, diciamo, a livello sensibile, eccetera, tutti i contenuti che appaiono, smettendo di esistere, non potrebbero non smettere di essere. Come potrebbero continuare ad essere loro stessi se non esistessero più in alcun modo? Significherebbe trattarli come qualcosa di completamente astratto dal loro esserci, dal loro avere delle caratteristiche sensibili, coscienziali, che si darebbero. Non c'è un modo per sostenere la conservazione, la preservazione dell'esser sé di qualcosa, prospettando nel contempo il non esistere più nel tempo. Quindi assumendo che il tempo sia in divenire autentico. L'onere della prova spetta a chi sostiene che qualcosa si mantenga se stesso pur non esistendo più. E comunque, ammesso e non concesso, si potesse conservare, rimarrebbe il problema degli apparire. Quelli certamente non si conserverebbero come se stessi, smettendo di esistere, perché proprio nello smettere di esistere, proprio in quel momento non sarebbero più loro stessi. E non bisogna analizzare solo il dopo, cioè la situazione successiva al passaggio impossibile dall'essere al non essere e anche quello contrario, se vogliamo dirla tutta. Ma bisogna analizzare e considerare anche quel passaggio, quell'evento impossibile, che implicherebbe la coincidenza tra l'esistere e il non esistere. E l'esistere non è equivalente al non esistere. Ciò che esiste non può passare nel momento in cui non esiste. Perché quella proprietà, quel carattere che sarebbe il suo esistere, non sarebbe più identico a se stesso, coincidendo con il non esistere. L'esistere, l'esserci e quindi l'apparire sarebbe comunque un carattere positivo, persino se lo considerassimo come altro dall'apparire. Perché comunque l'esistere, l'esserci sarebbe un aspetto positivo e non un puro nulla, non un nulla assoluto. E se ne distinguerebbe quindi, non sarebbe l'esistere di qualcosa equivalente al non esistere. E quindi non differente dal non esistere. È ovvio, è chiaro, è lapalissiano, però ci tengo a chiarire bene l'incontrovertibilità di questa differenza, che deve essere riconosciuta ed affermata, e di fatto così avviene, anche in qualunque prospettiva non severiniana del divenire. Perché altrimenti davvero non si potrebbe neanche dire che qualcosa incominci o smetta di esistere. Chiaramente per prospettare il passaggio dall'esistenza alla non esistenza si deve presupporre l'incontrovertibile logica e ontologica differenza tra l'esistere e il non esistere. E tuttavia, questa distinzione assunta con valenza incontrovertibile
rischierebbe di essere al contempo negata da tutte le prospettive non severiniane, che cadrebbero quindi in autonegazione. Infatti, chiamiamo l'esistere di x y. Y è quel positivo che è l'esistere di x, non separato ovviamente da x. Ora, l'esistere di x è altro dal non x, cioè dal suo nulla. Potremmo dire che la non esistenza di x sia il non essere anche di x, perché appunto di y, perché y sarebbe proprio quell'essere l'esistenza di x. Se y, e quindi implicitamente x, smettesse di esistere, Y non sarebbe più in quel momento Y, perché passerebbe in un evento in cui coinciderebbe con ciò da cui si distingue totalmente. E se Y in un certo momento non si distinguesse, ma addirittura invece coincidesse con il non esistere di X, Y non sarebbe Y. E però, attenzione, Y nell'evento, nel passaggio impossibile dall'esistenza alla non esistenza, vale anche il passaggio contrario, non potrebbe non coincidere con Y, con il suo non esistere più, il suo non essere, perché Y dovrebbe passare nel non esistere, cioè a subire la mutazione, diciamo, a subire quel cambiamento di stato, a subire la situazione di smettere di esistere, e quindi tra parentesi smettere di essere, dovrebbe essere Y. Quindi Y dovrebbe totalmente passare e coincidere in quella situazione. Se così non fosse, Y non potrebbe mai smettere di esistere, perché non sarebbe mai toccata direttamente da quell'evento. E quindi dovrebbe contraddittoriamente esistere sempre. Cosa non solo fenomenologicamente falsa, senza ricorrere all'apparire infinito di Severino, ma anche logicamente contraddittorio se si intende sostenere appunto una forma di divenire non severiniano. Ecco, quindi basterebbe questo per sottolineare come degli aspetti della realtà, per quanto possano sembrare sottili e astratti, ma in realtà molto concreti, essenti positivi, vadano incontro a un'oscillazione nichilistica tra essere e non essere. Quindi rinnovo l'invito a tenere presente le questioni proprio fondamentali e senza cercare di coprirle e liquidarle in qualche modo con richieste di chiarimenti che possono essere utili per avere un quadro ancora più chiaro di tutta questa problematica, ma no, non elude di per sé quel tipo di richieste, questo tipo di rilievi.